Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Dopo tante richieste da parte vostra e il fatto che abbiate apprezzato lo scorso What a Hit in a Day, ho deciso di farne un altro. Non mi piace ripetermi, ma comunque devo spiegare questa cosa perché altrimenti può sembrare un po' inusuale. Vedrete che mangio molto poco, ma se mi seguite lo saprete, altrimenti ve lo spiego. Mi sono sottoposta un anno e mezzo fa a un intervento di chirurgia bariatrica che si chiama sleeve gastrectomy, quindi ho lo stomaco ridotto rispetto a una persona normale. Quindi voi non dovete mangiare poco. Io sono costretta a farlo, diciamo così, per questa cosa. Quindi se vedrete delle dosi un po' povere, cotture senza olio, senza grassi, è per questo. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi ricettina da consigliarmi, che sia proteica, light, fatemelo sapere qua sotto, perché sono sempre aperta ai vostri consigli. La giornata che ho registrato questo video non ho neanche fatto le due merendine, perché come sappiamo ci sono 5 pasti da fare al giorno: colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena. Invece in quella giornata non stavo particolarmente alla grande, quindi mi sono tenuta più leggera e non ho fatto né lo spuntino né la merenda. Però solitamente lo faccio. Se poi vorrete un prossimo What a Hit in a Day, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Vedrò di registrarvi una giornata un po' più sostanziosa. Detto questo, vi lascio al video, però prima vi volevo ricordare di iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivare la campanellina perché altrimenti vi perdete tutti i miei video, perché YouTube è un pochino sciocchino e non vi segnala quando escono altrimenti. Quindi se vi fa piacere stare in mia compagnia, fate questa cosa gentilmente. E appunto, se vorreste altri video di questo genere, mettete un bel pollice in su. Vi mando un grosso bacio, vi aspetto ai prossimi video. Buongiorno, è il momento della colazione, quindi ho preso la mia super del capitano di Serpeverde, i miei cereali. Io ultimamente sto mangiando questi della Nestlé Fitness, che sono quelli, mi sembra, ai cereali e alcuni ricoperti di cioccolato, raga, sono una cosa pazzesca. Non sono cicciottosi come quelli solo al cioccolato, ma hanno anche una parte un pochino, se vogliamo dire, salutare, passatemi il termine. In alternativa, di solito io utilizzo o i biscotti oppure mi faccio il porridge che vi ho già fatto vedere alcune volte. Oggi però vado di cereali, quindi vado nel frigo, mi prendo il latte e io faccio un misto tra latte di mandorla e latte normale. Scelgo il latte di mandorla e ne verso un po'. Io già ne bevo poco, quindi ne metto proprio sul fondo perché il latte la mattina mi fa venire mal di pancia, quindi non lo bevo mai da solo. E qui ci metto il latte normale, mi metto sul tavolo e accendo anche la TV. Contate che io la mattina sì, vado di fretta, ma comunque mi ritaglio quei 10 minuti, quindi la TV mi fa soltanto compagnia. Non so bene che canale mettere. Io di solito verso i cereali e poi mi vado a ricercare quelli un pochino più al cioccolato con la mano, li butto dentro. A pranzo mi sto facendo il riso basmati con le verdurine. Io sono famosa per tagliare tutto in maniera maniacale, come potete vedere, e qui dentro c'è cipolla, carota, zucchina. Le ho appunto semplicemente tagliate, messo un filo d'olio, cipolla e poi ce le ho messe insieme a un goccetto di acqua. Le lascio un po' croccantine perché altrimenti poi col riso non mi piacciono. E qui appunto ho messo il riso, come vi ho spiegato prima, io non mangio tantissimo, non riesco più ormai, e quindi ne ho messi 40 grammi. Poi vi faccio vedere piattino finito. Allora, dopo aver scolato il riso, riaccendo un attimino il fuoco, ancora bollentino, e lo verso qua. Vado a fare una sorta di mantecatura light e lo faccio semplicemente amalgamare. Per finire un pizzico di parmigiano. Di solito mi porto il piatto davanti al PC mentre faccio i miei lavori, guardo le serie TV. Insalatina detox. Quindi vi faccio vedere la mia base: insalata, può essere qualsiasi tipo, feta, questa qui greca, e pomodorini. Poi a seconda di come mi gira ci posso mettere pollo, uovo, mozzarella e via dicendo. Oggi vado a metterci il pollo e poi una cosa che io aggiungo sono questi, i semi per l'insalata. Ci sono semi di zucca, decorticata, girasole e lino. Ecco tutto pronto. Ho cotto il pollo senza niente in padella, ci ho messo un po' di sale. Qui ho tagliato l'insalatina. Adesso devo tagliare pomodorini, feta e poi buttare tutto qua dentro. Quindi inizio tagliando il pollo. Bye.